Domenica 1 maggio avete qualcosa in programma? In realtà non abbiamo pianificato niente di che. Io con la mia famiglia avremo da fare un battesimo, devo fare il padrino, quindi sarà una festa in famiglia. Dove sei, di Fano? No, sono di Perugia, sono qui oggi per lavoro. Quindi quanti giorni starai qua? Ma in realtà appena finito l'aperitivo e il pranzo ripartiremo e ritorneremo verso Perugia. Che sono di... Piace Fano, l'avete visitata altre volte o è la prima volta che venite? È la prima volta che vengo, ma è molto molto carina, poi con questo clima è più che piacevole passeggiare, quindi credo che tornerò anche a visitarla. Pensavamo di andare o in un parco oppure andare al mare con gli amici, mangiare o pranzo al sacco o prendere un fast food. Qui a Fano oppure fuori? Sì sì, qua a Fano. Ancora niente, però tanto qualcosa facciamo all'ultimo minuto come sempre. Gli amici, si sta pensando? Sì, dai, un pomeriggio insieme qualcosa, tanto. Qui a Fano o fuori? Penso a Fano. Ancora tutto da decidere. No, io credo che sarò a casa. Ah, quindi proprio deciso tu? Sì, come sempre in realtà. Ah, beh, quindi nulla di nuovo, nulla di particolare. Uscirò con dei miei amici, dipende. Qui a Fano rimarrete o comunque fuori? No, qui a Fano. Allora, io sarò sull'aereo perché studio all'estero, in Romania, quindi in realtà niente di che. Una domenica come tante altre, dato che sono in maternità, comunque al mare, in spiaggia, sperando in una bella giornata. Io sarò con i bambini, con la famiglia. Niente gita fuori porta classica, rimarrete a Pesaro? Ah, ancora non lo so. Però penso che andremo verso Forlì, quelle parti lì. Il 1 maggio si lavora, si ha un'attività. Lavora a festa dei lavoratori. Purtroppo c'è anche chi deve lavorare, perché sicuramente c'è... Io faccio parte del settore hospitality, quindi lavoro nel settore ristorativo, di conseguenza è una giornata importante per quanto riguarda il settore, di conseguenza si lavora. Vengono degli amici a trovarci, per cui andremo a Gradara e gli faremo vedere un po' i dintorni di Pesaro e mostrargli questa zona. Quest'anno noi con mia famiglia non facciamo niente, perché in Ucraina adesso sta succedendo la guerra, ancora continua. Noi siamo dall'Ucraina, mio marito è italiano e noi aiutiamo adesso tutto che possiamo fare, tutto facciamo da parte nostra e adesso niente festa per noi. Per il momento studio, perché devo fare l'esame di quinta e quindi molto studio, liceo scientifico. Scuola. Quindi hai da fare, insomma. Sì, per il momento sì. Quindi al massimo una passeggiatina pomeriggio. Passeggiatina al pomeriggio. Se lo studio lo permette, sì. Io penso una grigliata al furlo. Sì, al furlo. Se usciamo, usciamo noi quattro, sempre in compagnia, oppure non lo so, dite voi. Dove andate se uscite voi quattro? Le nostre zone sono Fano o Bellocchi. Magari mangerete da qualche parte al giorno oppure solo il pomeriggio? No, piadina, noi mangiamo o piadina o kebab. Passeggiatina per il mare? Oddio, anche. Sì. Probabile. Sì. Probabile.